Castelfranco Veneto, con i suoi luoghi suggestivi e inesplorati, sarà scenario coinvolgente nella promozione e realizzazione del Film Festival, la kermesse cinematografica del film d'autore. 8 le opere in rassegna nel meraviglioso contesto di Villa Revedin Bolasco, che per l'occasione si trasformerà in una sontuosa sala cinematografica. Verrà inaugurato e presentato al grande pubblico domenica 24 giugno, terminerà domenica 1 luglio con la premiazione del film vincitore. Castelfranco Veneto, città quasi millenaria grazie alle sue mura medievali del XII secolo, tuttora abbastanza ben conservate, tanto che fino al recente passato era denominata città murata. Tutto il suo fascino e il prestigio di una città d'arte e di cultura grazie ai tesori architettonici ed artistici che custodisce. All'interno della cinta murata il più celebre di essi è sicuramente la Pala del Duomo, dipinta da Giorgione intorno al 1504 e raffigurante la Madonna con Bambino, San Francesco e San Liberale. Di notevole interesse è lo stesso Duomo dedicato alla Vergine Assunta e a San Liberale. Il tempio fu costruito tra il 1724 e 1746 su progetto dell'architetto Francesco Maria Preti. Nella sagrestia del Duomo si possono ammirare numerose opere d'arte, affreschi di Paolo Veronese, dipinti di Jacopo Bassano, Paolo Piazza e altri pittori di scuola veneta. Sul fianco orientale del Duomo è situata la casa Marta Pellizzari, detta di Giorgione, la cui denominazione si deve ad una doppia fascia in affresco, il cosiddetto fregio delle arti liberali e meccaniche, attribuito al grande pittore di Castelfranco Veneto. Nei pressi del municipio è visibile il teatro accademico, progettato da Francesco Maria Preti nel 1745. Centro della vita culturale cittadina, vi si tengono mostre, convegni, concerti musicali. Eppure Castelfranco Veneto, città del Giorgione, va conosciuta e fatta conoscere anche per molte altre eccellenze che lo scorrere del tempo ha sedimentato nel suo periodo storico e non solo. Meta ideale di escursioni, lunghi weekend dedicate all'arte, al paesaggio, alla storia e confortate dalle altre eccellenze della cosiddetta cultura materiale. All'esterno delle mura, nel borgo di Treviso, Castelfranco offre ai visitatori uno dei più suggestivi parchi romantici all'inglese dell'Italia intera. Si tratta del Parco Revedin Bolasco, annesso all'omonima villa, esteso su 80.000 metri quadrati ed impreziosito da specchi d'acqua, architettura ispano, moresche e da un'arena, cavallerizza circondata da antiche statue. E questa è proprio la meravigliosa Villa Bolasco nel cuore della città di Castelfranco Veneto, un edificio storico risalente al XIX secolo. Con i suoi 8 ettari di parco, la Serra Moresca, la Cavallerizza, il suo lago, questo è un posto davvero ricco di fascino, dove si respirano profumi, emozioni, le stesse che ci regala il cinema. E allora, quale posto migliore di questo per ospitare il Castelfranco Film Festival del 2012?